Notizie senza sosta. Questa è GCR 1080. Tutte le notizie che cercate per tutto il giorno. Buongiorno, sono le 10.30 di martedì 15 ottobre e ci sono 5 gradi. Io sono Stan Al Brooks ed ecco cosa succede. 18° giorno dello sciopero dei rifiuti. Con 10.000 tonnellate di immondizia prodotte ogni giorno, anche le zone più belle ormai sembrano passi fondi. Il commissario alla sanità, Edward O'Rourke, ha dichiarato lo stato d'emergenza in città dopo decenni. Non c'è bisogno di aspettare che qualcuno muoia o si ammali di tifo. La situazione è già abbastanza grave così. Riguarda quasi tutti i cittadini, indipendentemente da chi sono o dove vivono. Non c'è più neanche una strada in cui puoi camminare senza vedere immondizia e ratti. Comincia a danneggiarmi gli affari. I clienti non riescono ad arrivare qui per via dei rifiuti. Non sto fuori tanto a lungo da sentirne l'odore, ma a vederla è terribile. Non mi crea troppi problemi. L'unico vero è questa puzza, che è insopportabile. È un porcile. Vivo qui da 50 anni e non ho mai visto una cosa del genere. Dove va a finire il mondo? Chiudetevi in una stanza a parlare finché non risolvono. 24 ore, 48, il tempo che ci vuole. L'idea della Guardia Nazionale che viene qua e ripulisce tutto non è male. Le altre notizie. L'associazione costruttori e gli immobiliari si sono detti preoccupati per l'aumento del prezzo del gasolio. Gli affittuari che vivono nell'area metropolitana... Sono io oppure tutti gli altri stanno impazzendo? Sicuramente c'è tensione. Le persone sono provate. Fanno sacrifici, non hanno lavoro.
Sono tempi duri. E tu? Aggiorni sempre il tuo diario? Sì, signora. Bene. Lo hai portato? Arthur, l'altra volta ti ho chiesto di portare il diario a questi appuntamenti. Posso vederlo? Lo sto usando come diario, ma anche per scrivere le battute, i pensieri divertenti e le osservazioni. Penso di averle detto che mi piacerebbe molto fare il comico. No, non me l'hai detto. Credo di sì. Spero solo che la mia morte abbia più senso della mia vita. Come ti senti a dover venire qui? Ti aiuta parlare con qualcuno? So che stavo meglio quando ero rinchiuso nell'ospedale. E hai ripensato a perché eri rinchiuso lì? Chi può saperlo? Le volevo dire se può chiedere al dottore di aumentarmi le medicine. Arthur, tu prendi 7 farmaci diversi. Faranno sicuramente qualche effetto. È che non voglio stare più così male. Mio figlio. Girati. Non lo stavo infastidendo. La smetta! Mi sembra divertente? Mi scusi. Mi scusi.